Ciao a tutti amici di YouTube e come sempre ben ritrovati qui ad un nuovo episodio su My Dear Games. Oggi, prima di iniziare un nuovo episodio di giochi horror, sbagliato, va bene, vorrei ringraziare un utente di YouTube che è CubixDDirt, che ho vinto un suo concorso per i 100 iscritti e mi ha sponsorizzato in un suo video, quindi lo ringrazio molto. Il suo canale è qui nelle descrizioni se volete iscrivervi. Mette dei video molto belli. Allora, iniziamo subito con questo There's No Way Out. Cattivissimo. Non si vede una puttana. Con FCL Torchlight. Allora, questo gioco Inside è un gioco indie horror. Si vede. Da queste sottospecie di. Non so cosa siano, tipo uomini, bambole gonfiabili attaccate al muro. Una stanzina con una scatola vuota e un letto. La sensibilità del mouse è rompicoglioni a bestia. Un'altra scatola e sempre. Oh! Porca maiale è successo. Wow. Suoni dal. Cascate sanguinolente. Ho letto sbuhaltato. Andiamo qui? Ah no, c'è un'altra stanza qui, non l'avevo vista. Qual è? Io non so qual è lo scopo di questo gioco, ma lo scoprirò in itinere perché non ci ho mai veramente giocato. È la prima volta che ci gioco e. Diciamo che. Wow, cosa cazzo era? Il Gabibbo nero! Porca puttana, cos'era quella roba? Questo gioco è sempre più strano. Lascia un'atmosfera veramente. C'è qualche bug grafico mentre cammini, però. Mi spiegate perché ogni stanza c'è una cazzo di scatola? Ci sono altre stanze, no? Non è neanche troppo notte. La vede qui? Che cosa c'è? No, mi era sembrato di vedere qualcosa di pauroso. Un'altra scatola. Queste scatole mi hanno un po' rotto le palle. Insomma, anche a che mi servono? Oh, che cazzo sono? Bambole gonfiabili, spawnate in mezzo alla via. Fanculo. Ah, un'altra via. Cosa caspita è? Non lo so, non lo chiedete. Un altro letto sbuhaltato. Un'altra stanza con il Gabibbo nero! Mi spieghi cosa cazzo è quell'affare? Il mio nemico è una specie di. Boh. Buona sapersi. Ah, ma ci sono delle altre scale che salgono, quindi saliamo dell'altro. Ignari dello scopo del gioco. Non so quali siano scoli. Porca puttana. Mi sono leggermente cagato addosso. Devo raddoppiare la scorta di pannolini mentre gioco a questi giochi. Bambole gonfiabili sui tavoli. Boia. Ma ascoltate, se serve a qualcosa, se no io la smetto di entrare nelle stanze. Porca puttana. Ma che cazzo? Ah, si può salire dell'altro anche da su? Boh.
tavolino della famiglia felice. Se questa cosa è illuminata mi ispira. No, invece no. Non c'era un cazzo. Yeah, questo c'è già stato. Cos'è che bisogna fare in questo gioco? C'è uno scopo, devi solo girellare a prendere paura come un demente. Paura. Prendete le mie parole con le pinze. Wow! Ma voi non eravate sdraiati? Porca maiala, non ci ho fatto caso. Si sono alzati. Mettetevi giù, vai, non vi scomodate. Sono scomparsi, oh! Maremma maialaccia, oh, questo gioco è contorto. Che devo fare? Io salgo le scale, se le ritrovo le salgo, se non le trovo non le salgo. Perché il sangue entra dentro questa stanza? C'è quella cosa illuminata? Perché c'è questa finestra che la illumina. Logico, devi essere logico. Ah, puttana! Imperterriti, continuiamo per le scale. Cazzo me lo fa fare? Cazzo me lo fa fare? Tavolo sbucaltato all'ingiù. Sangue dappertutto. Via misteriosa buia. Madonna, che cazzo fai? Ti arrestano per eccesso di velocità. Passi corridoi così a fuoco. Altro letto sbucaltato. Dove è finito il mio buon amico, il Gabibbo Nero? Scomparso? Allora. Questa cosa è coperta dal Gabibbo Nero, da un... sì, dal Gabibbo... Eccoti! Gabibbo! Non fa neanche più paura, la cosa che fa paura sono quelle bambolette gonfiabili rosse che ti appaiono all'improvviso come... degli ossessi. Una stanza piena di flaconi. Non ho idea di cosa siano queste cose, però credo che servono a qualcosa. Almeno posso sperare. Questo gioco è brutto. Io salgo dell'altro. Oh, bug grafici. Che cazzo c'è? Bisogna abbassarci. Come si abbassa? Con lo space si salta e con un tasto dobbiamo abbassarci. Credo, Q, V. Oh no, no, wow, che cazzo fa? No, non si può più salire, credo. Io non scendo più tanto, col cazzo scendo, te lo dico. Non ci sono i flaconi di boh, non so cosa. Levasi! Ma non si può passare qui. Non fate uscire dalle finestre. Buttati dalla finestra. Ammazzati, fai prima. Che palle. Mi chiudo dentro la scatola. Vai. Chiuditi. No, scherzavo. Non si può fare. Si è rotto le palle. Come si va avanti in questa merda? Mi dispiace, mi toccherà finire il video qua se non riesco ad andare avanti. Che
Ma che poi dirò se debba fare io. Allora, dove eravamo rimasti? Ho chiuso il gioco perché non riuscivo più ad andare avanti e vabbè, comunque questo gioco ve lo consiglio molto perché è molto pauroso e non ho nient'altro da dire se non qui da Gabriel arrivano su tutti voi, ci avete visto, e come al solito al prossimo episodio qui su My Dear Games, non mancate.